con Angelo Cioffi della Cervinare Volley, a cui domandiamo: è iniziata l'attività quest'anno, quanti iscritti, le categorie che si andranno a fare, soprattutto rispetto all'anno scorso, cosa è cambiato? Allora, abbiamo iniziato ad inizio settembre, siamo su una settantina di iscritti che vanno dai 6 fino ai 18 anni. Le categorie sono il mini volley, bambini dai 6 ai 10 anni, dopodiché abbiamo l'under 13 maschile, l'under 14 femminile, under 18 maschile, under 18 femminile e poi abbiamo la prima squadra che sarà la prima divisione femminile. Rispetto all'anno scorso diciamo che abbiamo incrementato con i campionati, il numero di iscritti è aumentato e stiamo lavorando bene. Parlando della squadra più grande, non ci sarà la maschile ma la femminile in prima divisione? Sì, la maschile purtroppo non si farà più, abbiamo puntato tutto sulla femminile in quanto diciamo che l'80% degli iscritti sono donne, sono bambine e ragazzine, quindi abbiamo un buon settore giovanile e quindi ripartiremo dalla prima divisione femminile, tant'è vero che quest'anno abbiamo come novità l'affiliazione con l'Accademia Volley Benevento che milita nel campionato nazionale di B2, quindi la società Accademia Volley ci darà una mano con la prima divisione dandoci qualche atleta e noi dal nostro settore giovanile daremo le ragazze più promettenti per far fare esperienza in una società un pochettino migliore rispetto alla nostra realtà.